Namaste, questa sarà la pratica di livello intermedio. Il focus di questa pratica sarà il sistema digestivo come punto di trasformazione non solo dei cibi ma anche delle emozioni e dal punto di vista fisico andremo quindi a rinforzare questa zona come punto anche di sostegno assieme alla forza delle gambe e anche la stabilità che arriva dai piedi stessi e che si riflette verso l'alto appunto per sostenere e riossigenare la schiena. Quindi sarà qualche torsione con le dovute varianti per chi ha dei problemi. Quello che servirà saranno probabilmente per alcuni due mattoni e una coperta. Quindi occhi chiusi, vi posizionate in postura comoda, seduta, perché la schiena sia lunga e distesa, anche qualcosa sotto i glutei, un mattone, un cuscino per permettere questo. E andate a portare le vostre mani al vostro ventre e andate ad unire indici con indici, pollice con pollice, ombelico al centro. Quindi schiena lunga e distesa e rilassate le vostre spalle. Inspirate profondamente dal naso, espirate fuori dalla bocca, inspirate, spandete l'aria dal ventre, dove avete le mani, l'ombelico viene in avanti, il diaframma scende, allungate bene verso l'alto, espandendo anche il torace e respiro fuori l'aria dalla bocca ancora. Solo dal naso, inspirato Ujjayi, respiro rumoroso, respiro che viene dal naso, sia in entrata che in uscita, ma si sente appunto tonificando il muscolo da base della gola. Espirate Ujjayi, quindi rumore oceanico, anche detto il vittorioso. Inspirate dal ventre, al torace, la trave della vita in modo tridimensionale, e espirate fuori l'aria. Inspirate. Espirate. Mani giunte in fronte al cuore e iniziamo con tre Om. Espirate completamente. Inspirate. Inspirate sulle braccia in alto, Ujjayi, andate a portare il vostro ombelico verso destra, faccio da specchio, quindi lunga la schiena, inspiro, Ujjayi, espirate, vi aprite velocemente un po' di più verso la vostra destra, inspirate, allungate, espirate un po' di più verso destra, e da qui sciogliete anche le mani, mano sinistra in ginocchio, la mano destra dietro, mantenendo questo spazio di estensione, ogni tipo di torsione per essere sicura deve avere colonna vertebrale ben lunga, distesa soprattutto nello snodo tra la zona dorsale e lombare. Torsioni sono molto buone per dare ossigeno, vitalità alla colonna vertebrale a livello appunto muscolare, anche di sostegno e di forza appunto. Inspirate sulle braccia, dal ventre, forti, espirate, portate il vostro ombelico verso sinistra, inspirate, allungate bene la trave della vita, espirate, vi aprite un po' di più verso sinistra, ancora inspirate, allungate, espirate giù la mano destra, al ginocchio sinistro, mano sinistra dietro. Inspirate, Ujjayi, profondamente, quindi fate arrivare il respiro anche nella regione toracica, anche nella zona dorsale, e espirate, vi aprite un po' di più verso sinistra. Nel prossimo inspiro sulle braccia, espirate, sciogliete. Togliete il vostro supporto, vi portate a carponi, quindi centro del polso in linea con l'esterno della spalla, anche sopra il ginocchio.
Inspirate la base della schiena allungata, scendiamo un attimo la schiena, espirate Majareasana, sguardo dentro. Inspirate la base della schiena allungata, l'ugello accompagna, espirate mantenendo le spalle sotto i polsi, sguardo dentro. Inspirate allungate, mentre sostiene, espirate, morbidite il centro del petto, mentre si contrae. Vi portate neutrali con la schiena, ad un buco verso l'alto. Vi lasciamo il ginocchio un po' piegato per il momento, riesco a portare a terra un tallone e poi l'altro. Palme delle mani ben a terra, quindi le braccia sono in rotazione esterna dall'interno, lasciare tirate verso l'alto, quindi bicipiti verso l'alto, forti, forti, lasciare attrarre le dita lunghi, quindi ischi che attirano verso l'alto in direzione opposta alle vostre mani. Energizzate bene l'interno coscia, vi fermate, ginocchio piegato, piede destro avanti, prendete le mani, sinistra avanti, piegate le mani, tanasana, piedi largo, tanto le anche, abbracci il tallone, prendete a terra. Inspirate, Urva Namaskar sulle braccia, espirate, Uttanasana di nuovo a terra. Inspirate, Ardha, sguardo in avanti, espirate, Uttanasana. Gamba destra dietro nell'inspiro, espirate senza rumore, piede sinistro dietro ad un. Inspirate, spalle sotto i polsi, quindi bene i talloni spingono indietro, siete sui metatarsi, quindi le basi delle vostre dita, dei piedi, espirate ad un verso l'alto. Sulla gamba destra nell'inspiro, espirate, piede destro avanti in mezzo alle mani. Lasciamo la mano sinistra a terra sul braccio destro. Integrate bene la vostra spalla destra, quindi braccia anche sullo stesso piano, sulla stessa linea, oppure se cercate più spazio, se avete più bisogno oggi di disponibilità, mano sinistra fuori dal tappeto e vi appoggiate velocemente la mano sinistra, le gambe non perdono, il ginocchio destro è sempre sopra la caviglia, aprite verso l'alto. E tenete anche conto in questa fase appunto di difficoltà anche mentale, di sbalzi, l'umore del corpo risponde sempre in modo diverso, quindi lasciate pure che sensazioni e queste espressioni mentali arrivino anche nel vostro corpo, se sentite che è una postura che prima vi veniva in modo più semplice, sulla concentrazione più difficile adesso è più normale. È normale. Espirate, mano destra a terra, piede destro dietro. Inspirate sulla sinistra, espirate sinistra avanti. Quindi ginocchio destro sopra la caviglia, mano destra sotto la spalla oppure fuori e l'inspiro sul braccio sinistro. Gamba destra forte, mano sinistra in diagonale. Espirate, mani in terra, piede destro in avanti, Uttanasana. Inspirate, Urva Namaskar. Espirate, Malasana. Riprite le vostre ginocchia per far passare il busto. Chi ha problemi alle ginocchia può aprire anche i piedi molto più larghi. Chi ha problemi può anche unirli. Se i talloni non arrivano a terra, va bene uguale, attirate i talloni in direzione del pavimento, le gambe stringono meglio la vita. Quindi ci peso i piedi, le mani sono leggere. Inspirate sulle braccia, espirate mani a terra, Uttanasana. Inspirate Ardha, espirate Uttanasana. Gamba sinistra indietro, sul braccio destro nell'inspiro, gambe forti, glutei ben attivi, bene il ventre attivo, ad ogni inspiro cercate distensione, respiro. Sarà la traiettoria della sinistra che attira verso l'alto. Espirate, mano destra a terra, piede destro dietro alla nuca. Inspirate, spalle sotto i polsi. Espirate, o baby, chaturanga con le ginocchia, oppure chaturanga, spalle in linea ai vostri gomiti.
inspirate cobra o curva e espirate tenendo bene il mentativo a Mukha Svanasana. Sulla gamba sinistra inspiro e espirate piede sinistro avanti, mezzo di mano, mano destra a terra, sul braccio sinistro. Respiro Jai, ad ogni inspiro delle gambe stabili, forti, ben attive, allungate, stendete ad ogni inspiro per il tempo. Espirate mano sinistra a terra, piede destro in avanti, arda, espirate Uttanasana. Inspirate sulle braccia. Espirate, piedi uniti, separati, Malasana di nuovo. Stringete bene, attivando gli adduttori, laterali della vita, il torace destro e sinistro. Braccia tese. Camminate indietro con le mani, inspirate sulle braccia. Urdhva, espirate, mani in terra. Gamba destra indietro, sinistra indietro, Adho Mukha Svanasana. Andate a portare i vostri piedi uniti, alluce con alluce, tallone con tallone, e inspiro, vi andate a portare con le spalle sopra i polsi. Quindi i talloni spingono bene indietro, ventre ben attivo, braccia tese, accentrate, ricercate il centro con le vostre scapole, quindi la linea mediana, e senza perdere peso le mani, con i piedi uniti, potete portare il bordo esterno del piede sinistro verso sinistra. Chi ha problemi ai polsi o alle spalle può anche portarsi sull'avambraccio in questo modo, quindi avambraccio a terra, spalla sopra il gomito, palmo a terra. Lasciando l'altra mano un pavimento un po' diverso, ma più sicuro per i polsi. Quindi come se fosse un plank in torsione. Sedere non in alto, spalle sono sopra i polsi. Al centro, inspiro, espirate, bordo esterno piede destro verso terra. Dice peso anche la mano sinistra, piedi ben attivi come se fossero a terra. Inspirate al centro, espirate Chaturanga Dandasana, inspirate cobra, espirate Adho Mukha. Ginocchio e pavimento, vi sedete un attimo sui talloni, gambe incrociate come preferite. Facciamo un ciclo di Kapalabhati Kriya. Quindi Kapalabhati Kriya è il cranio del centro, un ottimo Kriya, quindi un'ottima tecnica di purificazione per sostenere appunto il sistema digestivo, ma pensiamo al Vayu, ma anche a livello mentale, come pulizia di condizionamenti, pulizia di pensieri che portano lontano dal momento presente, alla presenza al 100% dell'esperienza fisica e sensoriale. Quindi sulle braccia verso l'alto, inspiro, mi capalabati, ve lo ricordo, espiro attivo, inspiro passivo. Due dita sotto l'ombelico, attirate verso la schiena e verso l'alto. Inizieremo al centro, con i cicli al centro, nell'inspiro Kapalabhati, andremo verso la vostra destra, faccio lo specchio, portando eventualmente anche le mani verso terra, continuando il Kapalabhati, e di nuovo inspiro, Kapalabhati senza interrompere, e verso sinistra. Quindi sulle braccia, nell'inspiro, espirate fino a terra, riposate l'inspiro fino a terra. Fino ai peli, inspirate per prepararvi e iniziamo a Kapalabhati. Chi ha ciclo, problemi di mal di testa, qualche fastidio addominale particolare, respira in modo naturale, va bene trifasico.
Quindi con questo riattivare, prendere consapevolezza del movimento del diaframma, andiamo a continuare pure, andiamo a sostenere la peristalsi intestinale, sostenere l'ossigenazione degli organi addominali, quindi è molto buono anche per chi soffre di tensione addominale dovuta a stress o altri problemi similari. Portate il vostro obliquo verso destra, quindi solo con la forza del ventre, continuate. Al centro. E a sinistra. Se volete anche giù le mani. Al centro, inspiro. Ultimi 5, 4, 3, 2, 1. Espirate, 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 espirate. Inspirate, allungate bene il busto. E inspiro, sciogliete le mani sulle cosce. Riportate di nuovo carponi, puntate i vostri piedi e inspiro, Adho Mukha Svanasana. Quindi recuperate il vostro respiro jhana, respiro trifasico. Sulla gamba destra dell'inspiro, espirate, piede destro avanti in mezzo alle mani per Virabhadrasana 2, quindi tallone sinistro al pavimento, tallone destro al centro della volta plantare del piede sinistro, dipende dalle anche dalle tradizioni, mantenete la gamba ben forte, ben attiva, braccio sinistro vedete la guancia sinistra, braccio destro avanti, mani in Virabhadrasana, braccia ben forti, ben presenti sullo stesso piano, il busto cade perfettamente al centro delle vostre gambe, non siete sbilanciati in avanti né meno indietro. Bene il ventre sostenuto, quindi sono le costole basse, fluttuanti che attirano ben dietro andando a riempire, mantenendo bene i glutei attivi, la zona lombare dietro. Mano sinistra sulla coscia, danzatrice, allungate, braccio destro, aderente alla guancia, sempre in affondo sulla destra. Espirate, mano destra, pavimento fuori dal piede destro, sempre il ginocchio destro piegato, braccio destro in alto, integrate bene testa nona, sostenete braccio destro, sinistro, aderente alla vostra guancia sinistra, lo sguardo verso l'alto, allungate bene la traiettoria della vita sinistra, uttita pace, panasana. Distendete la vostra gamba destra, uttita trikonasana. E se serve il mattone lo prendete, quindi il fianco destro resta ben disteso. L'obiettivo non è quello di tenere la mano destra a terra, ma quello di allungare bene il fianco destro lungo come il fianco sinistro. Tenendo bene il ventre attivo, le costole basse, tiro indietro, braccio sinistro. Sguardo anche a terra, sentite tensione al collo, un ultimo inspiro, lunghi verso l'alto e avanti, e inspiro, mano sinistra a terra, piegate il vostro ginocchio destro sul braccio sinistro in alto, mani in Virabhadrasana. Potete mantenervi in questa postura, sicuramente più stabile con la mano sinistra, oppure mantenendo le gambe forti, salite verso l'alto, braccio destro dietro, braccio sinistro in avanti, quindi siamo in torsione. Piedi davanti non si spostano.
espirate, mani in terra, leggero il piede, chaturanga. Inspiro, cobra o urva, espirate, ankhmukha. Sulla gamba sinistra in alto, nell'inspiro, espirate sinistra in alto, tallone destro al pavimento, quindi bene il bordo esterno ben presente al pavimento. Ventre attivo, Virabhadrasana 2. Quindi braccia ben lunghe, distese, ben attive muscolarmente, lo sguardo in avanti. Ventre sostiene, pavimento pelvico, mula banda, tira verso l'alto. Quindi guardate che il vostro ginocchio sinistro sia ben in linea nella vostra caviglia sinistra e che dall'alto si veda solo la punta, vedete dei piedi, altrimenti aggiustate. Trovate il vostro punto di stabilità, il vostro samastiti, sama eco stiti stabile. Come nella postura in piedi con le braccia lungo i fianchi, come matrice anche tutte le altre posture, sentite stabilità nelle vostre gambe. Mano destra sulla coscia, danzatrice. Sempre bene in affondo sulla sinistra, ventre bene attivo. Quindi non c'è peso nella mano destra sul ginocchio destro e dietro. Espirate, Uttanasana, Svanasana, mano sinistra a terra, braccio destro in alto, integrate bene la spalla e braccio destro aderente alla vostra guancia. Come una freccia non verso terra, ma il braccio destro segue la gamba destra, come una linea continua. Dita Trikonasana, distendete la gamba a sinistra, senza perdere il vostro alluce sinistro. Chi soffre di lordosi, bene il ventre, il pube attira in avanti, il ventre attivo, braccia sulla stessa linea. Respiro Jaya. Espirate mano destra a terra, sul tallone destro, dati da fondo sulla gamba sinistra, sul braccio sinistro. Non inspiro spazio, non inspiro, aprite. E anche qui come prima, chi vuole, vi sbilanciate verso l'alto in torsione. Quindi lì la cresta viene a destra, verrà in avanti, gamba destra forte. Un sguardo dietro. Espirate, mani terra. Chaturanga, gamba sinistra dietro, inspirate, urva, espirate, Adho Mukha. Sulla gamba destra inspira, espirate, piede destro avanti, mezzo in mano, giù il ginocchio sinistro. Puntate bene il vostro tallone destro, distendete la vostra gamba destra, possono servire per alcuni dei mattoncini, o anche dei libri della stessa dimensione se non li avete, quindi sotto le spalle, sotto le mani, mani sotto le spalle. Puntate bene il vostro tallone e da qui provate, premendo bene il tallone a terra e indietro verso la vostra anca destra, distendete mantenendo il piede ben attivo. Per alcuni sarà il caso di mantenere il ginocchio destro un po' piegato, se, soprattutto se avete tensione piriforme o siete sofferto un poco di sciatica, per alcuni sarà possibile distendere i fianchi, guardano in avanti con fari al lato corto del tappeto. Anche l'alluce destro spinge in avanti come se i piedi fossero sul tappeto e allungate, cercando di prediligere la distensione della schiena. Per Hardha Hanumanasana. Tornate indietro con le vostre mani, mani sulle spalle. Più semplice, mano sinistra sotto la spalla, più strong, mano sinistra al di là, anche sotto un mattone.
al di là della tibia, l'avambraccio sinistro preme verso la tibia destra si oppone. Di bene il ventre attivo, mula, bamba, il metopelvico attira verso l'alto. Lissate il presente nel vostro respiro e premendo bene il tallone destro verso l'ischio destro sul braccio destro. Mano destra in diagonale. Inalo, inspiro allungato, inspiro aprito un po' di più verso l'alto. Continuando a respirare bene dal ventre, stiamo lavorando su Samana, Vayu, il sistema digestivo, la nostra centralina anche delle emozioni. Di un atto di purificazione, di trasformazione. Espirate, giù le mani, sotto le spalle, piegate il ginocchio destro sul ginocchio sinistro con un passo o un salto sinistro avanti. Giù il ginocchio destro, puntate bene il tallone. Allungate bene la schiena avanti, il collo lungo della sua base e nell'espiro distendete la vostra gamba e allungate in avanti. Quindi bene l'alluce sinistro premi in avanti, gambe forti, ben presenti. Nell'inspiro create spazio per l'ombelico esterno, nell'espiro il petto si ammorbidisce, il ventre si contrae. La gamba non perde di forza, di presenza, ancora i mattoni se servono. Inspirate, tornate indietro con le mani, mano destra sulla spalla o al di là, esattamente come prima. Quindi l'avambraccio destro preme bene verso la vostra tibia sinistra e viceversa. Inspirate sul braccio sinistro. Inspirate, allungate, premendo bene il tallone sinistro verso il fianco sinistro di aprile. Ancora un inspiro. Espirate. Giù le mani, piegate il vostro ginocchio, piede destro in avanti, Uttanasana. Inspirate sulle braccia. Espirate giù le mani, aprite i vostri piedi larghi quanto il tappeto e andando a portare tuberosità e schiatiche al di fuori della linea dei talloni, quindi vi sbilanciate un po' di più sui talloni senza perdere comunque il peso dai metatarsi, dai piedi e dai famosi tre punti, allungate le braccia in avanti. Quindi lunga la schiena, massima distensione dagli ischi alle mani, collo morbido. Respiro Ujjayi, mi sento respiro non solo frontalmente ma anche nella zona posteriore. Se è possibile, staccate le piante dei piedi, vi portate col peso sui talloni, attivando bene i quadricipiti per sostenere anche l'articolazione del ginocchio. Espirate giù le piante dei piedi, mani a terra, chiudete i vostri piedi, inspirate Ardha, allungate avanti, espirate Ardha, Mukha Shavasana. Sulla gamba destra inspiro, espirate, piede destro avanti, mezzo ai vostri. Andate, lasciate il ginocchio destro sopra la caviglia se avete problemi di ginocchia, oppure il ginocchio un po' più in avanti rispetto alla caviglia, ma il tallone non si alza, nel Trikonasana, di gambe ben attive, ben forti, piede destro prima bene a terra, sulle braccia in alto, integrate bene le vostre spalle, glutei ben attivi, sollevate il collo e il piede a terra, mani borde esterne, il vostro piede sinistro correrà parallelo, lato lungo il tappeto, palmi uniti. E stringendo bene i gomiti verso il centro, portando le mani a preghiera dietro, inspirate. Quindi sentite le scapole che cercano la linea mediana.
Inspirate, distendete le braccia, espirate, rilassate pure le vostre spalle, verso terra, braccia tese, portare il vostro ombelico verso destra, braccio disteso il sinistro, al di là della coscia sinistra, mano destra del cavo poplito del vostro ginocchio sinistro. Questo più leggero perché ha problemi di schiena, ventre ben attivo, quindi non lasciate andare avanti il ventre, ma basso ventre attira verso l'alto, le costole basse attirano indietro, a riempire con un paracadute dietro. Se è tutto ok, potete posare la vostra mano sinistra al ginocchio e camminare anche, puntare il piede sinistro e camminare indietro con la vostra mano sinistra. Per chi ha problemi di schiena sicuramente no, quindi allungate bene la trave della dita destra. Un ultimo inspiro e nell'espiro ritornate. Puntate il piede sinistro, plank, gamba destra dietro. Vi portate sul bordo esterno del piede sinistro e spalzate il vostro piede destro dietro, piedi come se fossero terra, nel senso dell'attività, della presenza. Braccio destro lungo la guancia destra, come disegnerò la mezzaluna, allungate bene il vostro fianco destro. Quindi la spalla sinistra è ben ancorata nella sua sede. Espirate. Chaturanga, o un ginocchio a terra, inspirate cobra, espirate Adho Mukha. Sulla gamba sinistra in alto, inspiro, espirate il piede sinistro avanti, più in avanti col vostro ginocchio sinistro, uguale a prima se ci sono problemi. Gambe ben attive, quindi piede sinistro premere a terra, tira verso anche il ginocchio destro, collo del piede destro al pavimento, sulle braccia in alto, integrate bene le spalle, palmi uniti. E da qui qua la prima, stringete bene i gomiti verso il centro, anche il mento tirerà verso l'esterno, potete anche andare a vedere fisicamente il vostro ventre e attirarlo verso l'alto, l'espiro, aprite un po' di più. E sentite tutto il laterale della vita destra che allunga, sos, le gambe restano forti, presenti a partire anche dal piede destro dietro. Inspirate sulle braccia, puntate il piede destro, andate a portare quindi con la forza il vostro ventre obliquo verso sinistra, braccio destro esteso, più soft, braccio sinistro al cavo, obliquo della gamba destra, dietro pure, mano destra, vi sbilanciate un po' indietro per agganciare il vostro pallone destro. Quindi portate a respiro laterale della dita sinistra. Inspirate e nell'espiro giù le mani. Giù sul ginocchio destro, vagistana, il bordo esterno del piede destro, gamba sinistra dietro. E disegnare come una mezzaluna, come prima, attirando bene la nostra spalla sinistra. Palmo della mano destra ben forte. Espirate. Scendete giù le ginocchia e vi siedete un attimo sul pallone. Ottimo. Andiamo a prendere la coperta, quindi arrotolate un attimo il vostro tappeto in fondo. Quindi la coperta piegata anche in 4, va bene, o quello che avete, una asciugamano. Ci portate i vostri piedi sopra, quindi un carponi, quelli piedi sopra, le ginocchia sono fuori. Ventre ben attivo, tirate nelle costole basse, verso l'alto, collo disteso. E andate a distendere le vostre gambe per plank. Braccia ben tese,
Espirate, attirate le vostre ginocchia verso voi. Inspirate, distendete. Espirate. Inspirate, allungate. Espirate. Inspirate, allungate. Espirate. Inspirate. Espirate. Inspirate, allungate. Andate a portarvi sul bordo esterno del piede sinistro. Plank. Laterale, torso come abbiamo fatto all'inizio. Quindi attivate bene la trave della vita sinistra. Gli obliqui. Mano destra forte. Al centro, inspiro. E nell'espiro dall'altro lato. Al centro. Per Adho Mukha Svanasana. Quindi se avete difficoltà lasciate pure gli abbracci fuori, se dovete creare tensione alle spalle potrebbe essere una buona idea per darvi un supporto, altrimenti entrambi piedi sopra, quindi bene, ventre attivo, quadricipiti forti. Sguardo in avanti, Uttanasana, inspirate anche piegando il ginocchio. Espirate, Uttanasana profondo, inspirate sulle braccia, espirate mani a terra, inspirate Adha, espirate Plank. Piedi uniti, andate a portare le vostre ginocchia verso destra, quindi il vostro fianco sinistro verso sinistro in questo modo, espirando. Inspirando il centro, espirando laterale. Inspirate al centro e inspirate, distendete, espirate sinistra. Inspirate e espirate a lunga. Evitate di aprire le braccia, chiaramente i gomiti non aprono, anzi le braccia stringono bene verso il centro. Se la coperta vi dà troppa instabilità, dita a terra o la togliete. Espirate, giù le ginocchia. Togliete la vostra coperta. Ultima sequenza, prendiamo terra. Da carponi ad un buco verso l'alto. Andate a unire i vostri piedi, alluce, con ogni pantalone. Inspirate, allungate. Espirate, petto verso le cosce, le braccia resistono. Le braccia ruotano verso l'alto, i bicipiti verso l'alto. Camminate indietro con le vostre mani. Mi sono avvicinata per accentrarmi di più. Quindi vi accovacciate verso terra, aprite le vostre braccia e allungate in avanti con un Primalasana. Stringete bene le vostre ginocchia verso la trave della vita. E per Bakasana procedete con le vostre mani. Gomiti stringono bene verso il centro, sfiorano terra, sui palloni verso l'alto e andate ad ancorare bene le vostre ginocchia verso le vostre spalle o i tricipiti. Poi provate a staccare un piede e poi l'altro. Sguardi in avanti, non indietro. Giù i piedi in modo simultaneo. Se riuscite, inspirate Adha e espirate, vi sedete.
Sciogliete un po' le vostre gambe, piedi larghi quanto il tappeto. Vi fermate verso il centro, distendete le vostre gambe in avanti, schiena lunga distesa. Lasciamo la gamba sinistra distesa, la destra lapidata, qui c'è lo specchio, con le mani agganciate il piede e nell'espiro mantenendo le caviglie lì nel ginocchio, attirate indietro. La schiena è ben distesa. Piede del sinistro forte, fronte sinistro preme bene a terra e attira come abbiamo fatto prima verso la vostra anca sinistra. Con la mano destra e il braccio destro entrate dentro, mano destra polpaccio, lo attirate verso l'esterno, provate a portare la vostra spalla sotto, potete stare semplicemente provare a ad ondolare mantenendo il ginocchio piegato, oppure per suggerire di antrasana, sciogliete la vostra mano destra con dita verso l'esterno, quindi più c'è disponibilità di anca, più risulta più semplice questa operazione, ma anche se vi è sempre riuscita, come dicevo all'inizio, siate gentili in questa pratica, in tutte le vostre pratiche, in tutte le asana, in tutte le esperienze, sia sul tappetino che fuori. Con la mano sinistra agganciate il bordo esterno del piede e nell'inspiro provate a distendere la vostra gamba destra, allungando bene il vostro fianco sinistro. Se la mano non tocca terra, la vostra destra, un mattone e può aiutarvi. Sguardo verso l'alto o al laterale della vita sinistra. Espirate, ripiegate la vostra gamba, chi ha il mattone può prendere anche l'altro, mani sui mattoni, premete bene le vostre mani verso i mattoni, quindi bene il ventre attivo e se non ci sono problemi di polsi staccate le gambe sinistra e destra. Se avete una buona presa con la mano destra verso il pavimento, ok, anche senza. Da qui sciogliete, gamba destra a terra, piegate la sinistra, agganciate con la mano, con le mani il piede sinistro, tirate indietro. Più lunga la schiena, mano destra, bordo esterno del piede, mano sinistra, agganciate il polpaccio sinistro, provate a portare la vostra spalla sotto, con la mano destra sinistra all'esterno, con le dita verso l'esterno o il mattone se per l'ho usato, nell'inspiro, mantenendo il piede attivo sinistro, allungate. Espirate, sciogliete, mani in terra o sui due mattoni, attirate bene, attirando bene il ventre, tenendo bene il ventre attivo, staccate la gamba a destra e a sinistra. Espirate, scendete, sciogliete la gamba, sciogliete le gambe. Gambe davanti, piegate la gamba destra, portate il piede destro al di là e attirate con le vostre mani per Ardha Mukhasana il vostro piede destro, mentre destro verso il fianco sinistro. Se ci sono problemi di schiena, sicuramente l'ideale è mantenere la gamba sinistra distesa. Se avete fastidio al vostro ginocchio piegato, la vostra coperta la mettete sotto al cavo della gamba sinistra, non ho idea. Se tutto ok, vi sbilanciate sull'ischio sinistro per Mukhasana. Quindi i piedi restano ben attivi, ben presenti.
sulle braccia in alto, inspiro. Nell'espiro di portare il vostro obliquo verso destra, gomito o spalla al di là, male preghiera. Sempre chi ha problemi di schiena sta alto e va benissimo, un po' più profondo per chi non ha problemi. Palme uniti al centro del cuore, dello sterno, ad ogni inspiro allungate la schiena, nell'espiro vi aprite un po' di più verso la vostra destra. Quindi respirate nella vostra regione, nella vostra area di Saman, Vayu, punto di trasformazione, di unione tra ciò che entra, quindi prana, Vayu, potere ascendente, corrisponde appunto al respiro, comunque alla fase dell'inspiro in particolare, e Apan, Vayu, corrisponde al sistema di espulsione del corpo, quindi dell'obelico verso terra. Con una forza discendente e al centro Saman Vayu, quel punto di trasformazione di queste due forze. Inspirate sulle braccia e espirate mani terra. Chi ha tutte le gambe piegate stende prima la sinistra, quindi la sempre sotto e poi qua sopra. Cambio. Piegate la gamba a sinistra mantenendo il piede ben attivo per mantenere stabilità anche ginocchio presenza, stessa variante di prima. Se serve un supporto piccolo anche sotto gli ischi per distendere di più la schiena, lo fate, lo portate sulle braccia in alto, inspiro, inespiro tutto il vostro obelico verso sinistra, continuando a mantenere ben lunga la schiena. Vi sentite se c'è qualche compressione nella schiena, vuol dire che la gamba sotto deve stare distesa. E da qui, uguale a prima, palmi le mani unite e centrate, ad ogni inspiro distende bene la schiena, e inspiro aprite un po' di più. Lasciamo idealmente il mento in linea allo sterno. Le caviglie non sono distrutte, i piedi restano. Inspirate sulle braccia e espirate, sciogliete. Prima la gamba sotto a destra, poi quella sopra. Sciogliete le vostre gambe. Andate a prendere il vostro mattone, per il primo inspiro, due, vi sdraiate verso terra, con la schiena al pavimento, quindi talloni vicini ai glutei, ventre ben attivo, quindi la testa prema, terra dalle orecchie, dalla base, collo allungate bene, lasciate le spalle, la parte superiore verso terra, inspirate sui fianchi, andate a prendere il vostro mattone, o due, o lo prendete anche alto, uno, e li portate al sacro, questo in base alle vostre possibilità, per chi ha problemi di schiena, è solo di scarico con il controllo posturale. Quindi potete stare in scarico nel mezzo ponte, a Siddhavandasana, oppure provate ad allungare una gamba e poi l'altra, per vedere che effetto fa, se non è troppo, come altezza anche del mattone, la distensione delle gambe. Palmi verso l'alto, lasciate le vostre gambe morbide verso l'esterno. Facciamo qualche respiro guidato, andiamo a compensare l'effetto delle torsioni con un'apertura comunque liberatoria di distensione anche dello psoas e della schiena. Quindi andremo ad inspirare 5, espirare prana. Espirate completamente, inspirate per 5 dal ventre, 4, 3, 2, 1, fino a base del cuore,
mentre. 5, 4, 3, 2, 1 e espirate, bravo. Inspirate per 5, 4, 3, 2, 1 e espirate, bravo. L'ultimo inspirate, 5, 4, 3, 2, 1 e espirate, bravo. Prossimo inspiro, iniziate a riattivare le vostre gambe, piegate un ginocchio e poi l'altro, sollevate i vostri fianchi, prendete con i vostri mattoni, ginocchio e il petto e le attirate verso voi, disegnate qualche cerchio sulle zone lombare o in modo anche punto singolo, ruotando le vostre cuzzinelle di cerchio, le vostre ginocchia, tenendo bene il ventre presente. Vi fermate, giù il piede sinistro, e da qui respiro, fronte verso il ginocchio destro. Potete stare in questo modo, sul problema cervicale testa terra, oppure distendete la gamba destra, staccate le vostre mani e anche la gamba sinistra sarà a 45. Quindi l'ombelico tira verso il tappeto. Cambio. Per riposare un attimo. Spalle, la testa verso terra, si sono create tensioni. Inspirare, allungare, e inspiro fronte verso il ginocchio. Gamba sinistra tesa, anche la destra, uguale prima. E ispirate, ginocchio al petto. Disegnate qualche cerchio. Espirate fronte al ginocchio. Inspirate testa a terra. E inspiro. Shavasana. Quindi se ci sono problemi di schiena, poi se vi piace, mattoni sotto le cosce, potete distendere le vostre gambe in avanti, oppure per continuare a lavorare in modo però passivo, in scarico sulle disponibilità delle anche, piante dei piedi unite e ginocchia verso l'esterno, palle verso l'alto, o mani al ventre come all'inizio, dando unire indici con indici, pollici con pollici. Inspirate profondamente dal naso, espirate dalla bocca, inspirate, espirate. Shavasana. Abbandonate il vostro respiro e la tecnica del respiro per stare con il vostro respiro naturale, con quello che emerge dalla vostra pratica, con quello che emerge dalla vostra esperienza di oggi, che è diversa da quella di ieri e sarà diversa da quella di domani. Quindi accogliete con ahimsa, quindi non violenza, ciò che il vostro corpo ha di offrirvi, celebrando questo dono. Notate se ci sono resistenze alle spalle, al collo, e rilassate, abbandonate. Sono resistenze al centro delle sopracciglia,
respiro, la tensione, e come la semplice attenzione va ad acquietare i pensieri stessi. Cambiando quindi focus e prospettiva ad un punto di espansione o contrazione è nostra scelta. Lentamente iniziate a risvegliare il vostro corpo, muovendo le mani, i piedi, anche la testa, a destra e a sinistra. Iniziate a chiudere le vostre ginocchia verso il centro. Potete stirarvi, allungarvi, come preferite, e poi ruotare sul vostro fianco destro. E lentamente con le vostre mani le aiutate per portarvi seduti ad occhi chiusi. Mani giunte in fronte al cuore, inspirate profondamente dal naso e espirate dalla bocca. Inspirate, espirate. E da qui chiudiamo con un Om e tre shanti. Om, pace. Dentro di noi e intorno a noi. Inspirate. Grazie, ciao a tutti, alla prossima!